Cogliere le sfide del presente per vedere il futuro come opportunità e non minaccia. È questo il messaggio uscito dall'appuntamento ospitato dallo Spazio Rotative di Libertà e organizzato dall'Associazione per l'Italia con l'Europa, che ha visto protagonisti la giornalista Milena Gabanelli e Oscar Farinetti. Secondo l'imprenditore, fondamentale per lo sviluppo futuro è l'intelligenza artificiale abbinata a Internet. Dobbiamo pensare che dobbiamo utilizzare questa grande, immensa invenzione straordinaria. Siamo stati fortunatissimi tutti noi a nascere in un momento storico così, perché noi siamo una start-up, siamo una generazione che ha appena incominciato a avere a che fare con una macchina straordinaria che, se sapremo domarla, migliorerà completamente la vita a tutti noi, appena riusciremo a domarla. Gabanelli a suon di dati ha illustrato una panoramica in cui la disoccupazione giovanile è al 28%, la natalità è in calo da anni e il numero di laureati è tra i più bassi d'Europa. È noto che in Italia noi abbiamo il numero più basso di laureati d'Europa. Per recuperare il terreno perso dovremmo inseguirli uno per uno e cercare di convincerli a prendersi il titolo di studio. Purtroppo invece mettiamo ostacoli. Allora, il più vistoso, il numero chiuso nei corsi di laurea. Gli atenei sono costretti a ridurre il numero di studenti perché non hanno abbastanza docenti. Il consiglio dell'imprenditore Farinetti per i giovani è quello di investire al Sud Italia, ricco di risorse, e inventare nuovi mestieri. Inoltre ha proposto un salario minimo di 1.500 euro.